Una domenica speciale per la Sportiva Sturla, oggi nel ricordo ancora una volta di Fabio Gardella con queste bellissime prove in mare la mattina, in piscina al pomeriggio. C'è tanto entusiasmo, ci sono ragazzi e ragazze di ogni età uniti dal comune amore per il nuoto per salvamento. Ciao, sì, buongiorno a tutti. Anche oggi è una giornata di festa, una giornata speciale nel ricordo di una persona a noi carissima e un tecnico straordinario che ha fondato questo movimento, ha trasmesso questa passione in tutti noi e noi cerchiamo nel nostro piccolo di trasmetterla alle generazioni future. Abbiamo dai piccoli ai grandi ed è veramente un momento di aggregazione, di divertimento, di gioia, di festa e di sport. Quindi i valori importanti che ci piace trasmettere e condividere. È stata una stagione 2023-2024 con risultati che sicuramente avrebbero inorgoglito parecchio Fabio, vogliamo riepilogarli? Sì, è stata una stagione importante, avevamo obiettivi importanti e siamo riusciti più o meno a centrarli tutti. Ci siamo riconfermati campioni italiani assoluti nel nuoto per salvamento oceanico, abbiamo 3 atleti convocati in nazionale, Cecilia Moretti in nazionale giovanile, sarà occupata nei campionati europei in Germania, Carlotta Tortello e Nicolò Di Tullio nei campionati del mondo in Australia. Questi ragazzi sono da stimolo per i giovani che adesso stiamo vedendo partire alle tue spalle. Assolutamente sì, sono ragazzi brillanti, educati, sportivi di altissimo livello, sono pigmalioni per le generazioni future, quindi sì, siamo orgogliosi di tutti loro. Massimiliano Mero, la grande estate di eventi della Sportiva Sturla parte di fatto oggi con il Memorial Gardella, un importante appuntamento giunto alla 5ª edizione e che di fatto apre una serie davvero straordinaria che ci porterà poi a vivere le emozioni del Memorial Morena, del Trofeo Panarello Torneo del Mare e del Miglio Marino. Da qua a settembre Sportiva Sturla ancora una volta sulla cresta dell'onda. Assolutamente sì, oggi è una bellissima giornata, oggi ricordiamo il nostro tecnico Fabio Gardella, ci sono circa una 60ina di iscritti, una festa prima di tutto, oltre a una gara di nuoto per salvamento e poi andremo avanti, non è stato il grande evento come hai detto tu della Sportiva Sturla, Memorial Morena e Trofeo del Mare nel primo weekend di luglio, quindi 5, 6, 7 il Memorial Morena e 6, 7 il Trofeo del Mare, poi a settembre la seconda domenica di settembre avremo il Miglio Marino. Tutti questi eventi fanno parte di Genova Capitale Europea dello Sport 2024, quindi per noi è una grandissima occasione per tornare con il Memorial Morena alla grande e per fare gli eventi classici dell'estate sotto un cappello molto importante, una manifestazione a livello europeo molto molto importante. Noi siamo attivi nelle 3 discipline, nuoto, pallanuoto, nuoto per salvamento e di quest'ultima peraltro siamo anche recentissimi campioni italiani surf life saving, peraltro per la 3ª volta consecutiva, quindi un grandissimo risultato. Memorial Morena, 37ª edizione, più di 700 iscritti, più di 2000 presenze gara, 20ª edizione del Trofeo Panarello e non dimentichiamo il Miglio Marino che giunge all'80ª edizione, dal 1913 ad oggi 80 edizioni di una manifestazione storica, il primo Miglio Marino mai organizzato, mai fatto in mare. E quindi siamo veramente orgogliosi, gli sforzi poi ci vengono ripagati ai risultati, quindi insomma una fatica, ma una fatica dolce da fare.